Bentrovati, prima di tutto vi chiedo scusa per la voce, ma quest'anno il rinovirus mi è particolarmente caro e ciclicamente torno a trovarmi, quindi questi giorni sono in sua dolce compagnia. Spero che la voce tenga fino alla fine. Ho letto diversi post ultimamente nel gruppo Midollo Italia e ci sono alcuni dubbi, quindi ho preferito fare dei video di risposta soprattutto per alcuni argomenti, in quanto è molto difficile riuscire a spiegare a parola, scrivendo in un post, una procedura molto più facile, immediato secondo me, e anche concreto vederlo fare. Parto subito da come mettere gli inserti. Monia Marzo aveva fatto sul suo blog un bellissimo post con delle fotografie in sequenza. Se poi lo ritrovo ve lo metto sotto in modo tale che vi rimanga anche come traccia visiva del procedimento. Vi faccio vedere qual è il dettame, diciamo così, classico secondo la tradizione Midori e invece quali sono le mie preferenze. Allora, che voi abbiate un Midori regolare, come in questo caso una 5, una 6, un passport, nulla cambia. Ovviamente se avete una struttura standard, cioè fatta con i due fori in verticale, sia inferiormente che superiormente, e superiormente vincolati al famoso piombino, altro argomento che dovrò affrontare perché ci sono tanti dubbi in tal senso. Allora, in questo caso all'interno voi avete la legatura, vi ho già fatto vedere come si fa, a disposizione due elastici, il primo che va dai due fori più estremi e l'altro invece dai due fori più interni. Allora, nel Midori classico ambedue vengono utilizzati, però cosa accade? Accade che mentre questo lavora, essendo esterno, bene secondo me, nel senso che non tira, non forza troppo né il foro e neppure l'inserto una volta che è vincolato, questo io ho provato e nel momento in cui lo si utilizza, soprattutto se si tira molto l'elastico, non si ha l'accortezza di tenerlo un po' morbido, però tenerlo morbido poi significa che sono gli inserti che vanno anche un po' da una parte all'altra. Spero che si veda, portandolo all'altezza dell'inserto, tira molto l'elastico, tira molto il foro nella parte che va verso l'esterno. E quindi io ho provato e un po' mi ha slabbrato, mi ha rovinato il buco e tra l'altro alcuni inserti proprio per la tensione, proprio perché fa più fatica a lavorare nel momento in cui spostate gli inserti, rovina anche le pagine. Quindi io questo solitamente non lo uso internamente. Tuttavia, di solito come si fa? Si prende un elastico, si apre a metà un inserto a livello della cucitura e si infila e voi avete uno, si prende l'altro, si prende un altro inserto, lo si apre sempre a metà a livello della cucitura e si inserisce. Così voi avete, adesso lasciate perdere questo che non ho tolto, che è un segnapagina fatto a cordoncino, avete praticamente i due inserti vincolati e questo è un modello classico. L'altro modo base per procedere nell'inserimento è questo, cioè se volete inserire più di due inserti dovete utilizzare una sorta di giochino. Voi avete i vostri due inserti, li accostate in questo modo e poi li unite con un elastico. Allora, gli elastici sono tanti. Secondo il dettame classico del Midori, l'elastico che dovrebbe essere utilizzato è quello piatto. Lo trovate nelle cartolerie più rifornite, nei supermercati che hanno dei reparti di cartoleria rifornita, oppure a volte anche dai cinesi. Di diversi colori ci sono e solitamente è di circa metà centimetro, 5 mm più o meno come larghezza, è proprio piatto. Perché viene utilizzato solitamente questo? Perché è più solido e quindi una volta che vengono uniti i due inserti rimangono più appiccicati, quindi dà maggior solidità rispetto a quello che è un elastico invece tradizionale, quasi tubolare, in realtà ha una sezione quadrata, però sono quelli che si utilizzano sempre, insomma, sono i più venduti. Vi faccio vedere l'effetto. Allora, per unire i vostri due inserti,
voi dovete aprirli rispettivamente a metà, tutte e due a livello della cucitura ovviamente, accostarlo, cioè accostare il retro del primo e il fronte del secondo in questo modo, tenere aperto rispettivamente nelle due metà e poi unire con l'elastico così, farlo scorrere fino in giù e poi richiudere. Poi tirate e voi vedete che i due inserti sono esattamente uniti, per la metà. Ne avete i vostri due inserti uniti. Una volta che li avete uniti, prendete il vostro elastico dalla struttura del midori e non fate altro che far passare sotto e vincolare i due inserti esattamente a metà. Questo è il modo di inserire, la coppia unita dagli elastici. Il risultato poi è questo, non so se si vede. Importante che l'elastico che tiene della struttura deve passare al di sopra dell'elastico che tiene unito i due inserti. Ora, se io utilizzo questo tipo di elastico, è decisamente più morbido, più flessibile, meno stabile. Vi faccio vedere invece l'effetto con l'elastico classico, cioè quello che dovrebbe essere richiesto, ovvero quello piatto. Il procedimento è ovviamente lo stesso, aprire a metà i due inserti, accostare il retro di uno e il fronte dell'altro e poi unirlo tenendo ovviamente l'elastico in modo tale che non si arrotoli, quindi che vada esattamente a piatto, ecco come appunto a volte non capita, poi lo raddrizzate nella pagina di qua e nell'altra metà. Adesso spero che si veda, comunque se io faccio pressione è molto più stabile rispetto a prima, quindi tieni gli inserti molto più appiccicati. Poi non fate altro che prendere il vostro elastico di struttura ed unirlo in questo modo. L'effetto finale sarà esattamente così, cioè l'elastico che tiene unito i due passa sotto e sopra ovviamente avrete il passaggio dell'elastico della struttura del midori. Ora, nel momento in cui voi vogliate aggiungere più inserti, voi potete utilizzare un elastico e metterci una coppia. Utilizzare anche l'altro elastico e, ad esempio, inserire soltanto un inserto. Quindi non fate altro che aprire a metà il vostro inserto ed vincolarlo in questo modo. Quindi avrete un midori a tre inserti. Uno vincolato singolarmente, una coppia invece tenuta insieme da un elastico e questo è un midori ad esempio a 3. Oppure se volete più inserti non fate altro che prendere questo elastico e fare lo stesso gioco di questo, quindi avrete, se io li prendo già fatti, prendete due inserti, questi sono i miei due inserti già uniti per la metà con un elastico. E non faccio altro che fare come ho fatto prima, quindi prendere questo della struttura e farci passare il primo inserto e vincolarlo a metà in questo modo. E quindi io avrò uno, due, una coppia vincolata a un elastico e l'altra coppia vincolata all'elastico che passa in questo caso per i fori più estremi, esterni. Chiudete e avrete il vostro midori a quattro inserti. In questo modo. Ora, io spesso vedo degli inserti, cioè dei midori mostruosi, nel senso che hanno degli spessori quasi disumani. Tra l'altro poi la richiesta che mi viene fatta di solito è: ma fammelo più grande, mi raccomando, perché poi vedo che mettendo tanti inserti quando chiudo mi sporgono tutti fuori. Io consiglio, sì, si può fare anche più grande, ovviamente, però bisogna anche cercare di prima sperimentare. Io vedo molte persone che hanno tanti midori, non è per voler avere tanti midori, ma proprio perché a lungo andare si capisce che per riuscire ad utilizzarlo, quindi a scrivere in modo agevole, massimo due, tre inserti, non possiamo fare degli inserti a 6, 8 perché diventa una cosa immensa. Poi nel momento in cui scrivete, adesso già qui sono 4 con due particolarmente voluminosi, se io mi metto a scrivere qui su questo, devo necessariamente andare giù,
In questo modo, se devo scrivere qui, devo tirare su e appoggiarmi sugli altri perché ho un discreto spessore. Ovviamente per quelli esterni, cioè per il primo e l'ultimo, per quelli centrali si è un pochino più comodi perché proprio c'è una discreta base di appoggio sia da una parte che dall'altra, perché sotto si hanno gli altri che fanno appunto da spessore. Quindi questo è un modo. Oppure potete anche fare in questo modo, cioè andiamo avanti con l'inserimento. Abbiamo inserito due inserti, voglio fare un midori a tre, quindi prendo il terzo inserto e come faccio a vincolarlo questo terzo inserto? Allora, abbiamo visto che posso o utilizzare questo, però ad esempio a me non piace perché va a sforzare. Allora cosa faccio? Prendo questo che unisce i due inserti uniti in coppia e inserisco, aprendo il terzo a metà in questo modo, richiudo e quindi ho il mio midori a tre inserti. 1, 2 e 3. La stessa cosa si può fare ad esempio facendo 6 inserti, quindi il procedimento è lo stesso, prendo l'altro elastico, se invece a voi non dà alcun problema utilizzarlo, la mia coppia unita per metà, come ho fatto prima, la inserisco in questo modo all'interno e quindi in questo caso ho raggiunto il numero di 5 inserti, 2 uniti in coppia vincolati ad un elastico. Gli altri tre che sono rispettivamente due di una coppia vincolata e il terzo che ho inserito nell'elastico che tiene la coppia. Con lo stesso principio io posso arrivare a 6 inserti. In che modo? Qui abbiamo già 2 più 1, qui abbiamo 2, però abbiamo la possibilità di utilizzare questo e quindi prendere un altro inserto. Adesso non ne ho uno, utilizzo questo qui, piccolino, fate caso, cioè, pensate che sia lungo come gli altri, non fate altro che aprirlo a metà ed inserirlo come ho fatto precedentemente con l'altro, quindi avrete praticamente tre inserti vincolati ad un elastico e altri tre vincolati all'altro elastico. Se come me non utilizzate l'elastico che passa dai fori più interni, come fare a inserire 5 o 6 inserti? Utilizzando un solo elastico è molto semplice, nel senso che vi faccio vedere. Allora, partiamo dalla base, inizio con i primi due e li unisco in questo modo. 2. Voglio aggiungerne un terzo, come prima, prendo questo, apro metà, eccetera. Voglio metterne 4, quindi 2 più 2, ho già la mia prima coppia. Prendo la seconda coppia e non faccio altro che fare lo stesso procedimento, quindi lo stesso elastico vincolerà anche la seconda coppia, una e due insieme. Voglio fare 5, ripeto il procedimento, coppia più uno che è vincolato all'elastico che tiene, quindi prendo il mio quinto inserto e non faccio altro che inserirlo e quindi avrò alla fine 5 inserti inseriti all'interno del mio midori. Ecco, per farvi capire cosa succede con gli elastici a piatto, è che nel momento in cui voi mettete tanti inserti, non è che potete poi far sì che questi vadano perfettamente a incastrarsi, perché non so se vedete, la struttura di questi inserti a piatto è molto molto più forte rispetto agli altri. Quindi fate fatica a spingere questi nel mezzo per riuscire poi a mettere in assetto tutti allo stesso piano, i midori, gli inserti, scusate. Voglio fare 6 inserti, il gioco è sempre lo stesso, quindi prendo un altro gruppo, cioè un'altra coppia di inserti, li apro sempre a metà. Prendo il mio elastico, li unisco nella metà e non faccio altro che inserirli utilizzando lo stesso elastico di prima a metà. Quindi alla fine avrò 6 inserti, 1, 2, 3, 4,
5 e 6 finale, eccetera. Ora, nel momento in cui avete tanti inserti, che ripeto, per me è assurdo perché poi non si riesce a gestire, a utilizzare, si fa molta fatica, alcune persone mi dicono: ma fammelo più grande, oppure chiudendo non mi ci stanno tutti gli inserti perché alcuni vengono fuori, eccetera. È ovvio che Midori ha una copertina di contenimento, quindi nel momento in cui chiudete non potete pensare che tutti gli inserti si infilino perfettamente, quindi dovrete fare questo movimento di appaiamento degli inserti, quindi portarli tutti alla stessa altezza e poi spingere quelli più interni verso il mezzo per poterli poi mettere in asse e successivamente chiudere il tutto. Credo di avervi detto a grandi linee un po' tutto. Io personalmente non utilizzo né gli elastici a piatto, che non amo in modo assoluto, e neppure gli elastici, quelli tradizionali, ma utilizzo questi elastici che si trovano un po' dappertutto nelle mercerie, anche dai cinesi, queste spolette, la sezione più sottile, e questi la sezione un po' più grande poi viene utilizzata per ovviamente fare l'elastico di struttura del Midori. Io li unisco con un nodino dopo che ho preso la dimensione. Li trovo molto comodi perché nel momento in cui io ho 3-4 inserti ho bisogno che siano leggermente apribili tra di loro, non ho bisogno di tenerli così attaccati, altrimenti anche girare le pagine, utilizzarli e poi nel momento in cui chiudo tutto il Midori diventa veramente un'agonia. L'elastico a piatto secondo me ha senso quando si ha una struttura a 2 o a 3, non di più, dopo diventa molto complesso da gestire. Quindi questo è il sistema, la rega base, quindi coppia unita e poi inserita tenendo l'elastico ovviamente che deve unire la coppia, e poi eventualmente utilizzare questo elastico per inserire nella metà un inserto in modo indipendente, libero. Un'alternativa è quello nella struttura base di mettere più elastici, ad esempio io in questo, per avere la possibilità di essere più comoda non utilizzando l'elastico interno come in questo caso, non ho fatto altro che raddoppiare, quindi io ho due elastici sottili, 1 e 2, e quindi ho la possibilità di utilizzare, come se fosse questo in realtà, uno da questa parte e uno dall'altro, due elastici. Quindi posso vincolare, come in questo caso, due coppie su uno e volendo, adesso qui ce n'è soltanto uno, due coppie sull'altro, lascio un po' molle in modo tale che se devo scrivere posso spostarmi, non ho la struttura come l'elastico piatto, appunto, che mi tiene estremamente appiccicato il costone del mio inserto, e poi nel momento in cui devo chiudere e riposizionare gli inserti sono molto più flessibili, morbidi e comodi, proprio perché dovete fare appunto poi il movimento di pareggiare l'altezza degli inserti e spingere un po' internamente per poi avere la chiusura e il minimo di sporgenza dell'inserto stesso. Spero di essere stata sufficientemente chiara, questo è il mio metodo, le mie preferenze in base a quella che è la mia esperienza. Abbiamo visto il metodo tradizionale, poi fondamentalmente quello che è il giochino classico, cioè a coppie di due e eventualmente un terzo libero. In alcuni c'è la possibilità di fare una struttura differente con dei buchi anziché verticali in orizzontale, quindi avendo 1, 2, 3 elastici addirittura indipendenti. C'è poi una struttura che ha oltre ai 3 buchi anche questo centrale,
Comunque ne ho fatti un paio, a me non piacciono in modo particolare, certo è che gli inserti stanno belli distesi, quindi a chi piace una scrittura molto comoda e soprattutto avere tanti inserti, sicuramente la struttura a tre fori verticali, cioè orizzontali, scusate, è la migliore rispetto alla struttura classica, però ripeto, a me non piace molto e quindi preferisco avere due midori in più e meno inserti all'interno. Bene, baci al rinovirus, a presto Etta.